sono Cristiana Mancinelli e faccio parte di un'associazione che si chiama Respiro Verde e le Garderi, e che la cui finalità è quella di tutelare il verde urbano perché è il verde più indifeso. Inoltre sono aderente a un forum che si chiama Forum Salviamo il Paesaggio, e questo forum tutela più che può, cerca di essere un piccolo argine radunando più di un migliaio di associazioni sul territorio nazionale, sempre a tutela dei nostri beni collettivi, come preferisco chiamarli. Abbiamo scoperto con il nostro grande scorno quando, diciamo, l'associazione si è trovata magari a ricevere delle richieste: mi tagliano l'albero sotto casa, vogliono fare un parcheggio dentro la mia area condominiale, mi stanno cementificando tutto quello che c'è intorno al giardino del nostro condominio, eccetera eccetera. Abbiamo scoperto che non esisteva nulla che normasse in assoluto, a parte una cosa che si chiama regolamento cavi, che tutela le distanze degli scavi per i cavi vicino alle radici degli alberi. Quindi, a seconda della grandezza degli alberi, loro sono costretti a fare gli scavi per i cavi a determinate distanze. Punto. Evidentemente mancava qualcosa. Esisteva un regolamento del verde di Roma, lo posso dire, che era tenuto nel cassetto da anni, un bellissimo lavoro di quasi 100 pagine, perché conteneva degli allegati che riguardavano la normativa esistente, che riguardavano il tipo di alberature, insomma tutta una serie di cose molto importanti. Quindi la giunta, per la consigliatura precedente, la giunta Alemanno, decise di mettere mano, perché diciamo chiedemmo a gran voce che si facesse questo regolamento, decise di mettere mano a questo regolamento, e quando ci arrivò la copia, che in teoria doveva andare in giro per i municipi per essere approvata o meno, scoprimmo che costava di 27 paginette. 27 paginette a fronte di un regolamento del verde di Viareggio di 30 pagine. Abbiamo scoperto che era normato in maniera così, diciamo, potevi tagliare qualsiasi albero sotto i 30 centimetri. Quindi, se un melograno aveva 100 anni e misurava 28 centimetri, lo potevi tagliare come un ligustro di 7 anni, per dire. Quindi, era tutto un albero e un fascio. Beh, insomma, l'avventura è stata questa, è stata quella di intanto di radunare più competenze possibile per cercare di capire come veramente tutelare questo bene indisponibile. Non so se vi rendete veramente conto, in questi pochissimi anni noi abbiamo perso qualche cosa, 3-4 mila alberi a Roma. È una cifra, non sono mai stati ripiantati, è una somma assolutamente indescrivibile. Perdiamo alberi anche nelle ville storiche, nei parchi storici, perché purtroppo non esiste neanche un regolamento che riguardi proprio quella determinato tipo di bene culturale. E soprattutto adesso non vorrei dire, noi siamo qui per parlare anche di quello che comporta nei confronti, perché un bene collettivo come il verde non comprende solamente la parte vegetativa. Esiste anche un aspetto che riguarda la fauna, gli insetti, le api, le farfalle, gli uccelli, gli animaletti, i vermi. Tutte queste creature che sono viventi sono completamente, svaniscono quando noi distruggiamo anche un solo albero. Quindi, insomma, ci siamo messi di puzzo buono, poi io credo adesso Ilaria e il dottor Rossi ci racconteranno meglio come. E per 3 anni abbiamo lavorato a questa cosa con grandissimo impegno e con grandissima, diciamo, dedizione. Purtroppo la consigliatura Alemanno non ha portato a termine il regolamento, che era praticamente in dirittura d'arrivo, e quindi abbiamo dovuto sottostare purtroppo ai tempi della politica, perché è questo il punto, no? Cioè, la volontà politica. Noi siamo pronti. Adesso tocca a loro,
e noi ci auguriamo che la città possa veramente usufruire di uno strumento che ha valenza di piano urbanistico, perché l'ultima cosa che vorrei dire è che non solo noi perdiamo materia vivente, ma perdiamo anche la pelle che rimane del suolo nella città. Non è normata l'impermeabilizzazione delle aree private dei condomini. Questo significa che il primo regolamento c'era scritto che si poteva impermeabilizzare fino a 70 metri quadrati per ogni condominio, senza chiedere nessun permesso, cioè come un appartamento di 3 persone. 70 metri quadrati, noi gli abbiamo chiesto di farlo a 25 metri quadrati, loro ci hanno concesso 50 metri quadrati, però alla luce di quanto sta succedendo e della velocità alla quale consumiamo suolo, l'altro ieri ho fatto questo piccolo calcolo, 12.000 condomini, e mi tengo bassissima, con giardino per 50 metri quadrati, fa 600.000 metri quadrati di impermeabilizzazione. Non può essere che Roma perda tutto questo suolo che serve a stoccare il carbonio, serve ad assorbire l'acqua e serve a produrre CO2. Mi fermo qui. Bravo.